Va avanti il percorso di valorizzazione territoriale dell'Associazione Culturale Le Vie dello Zafferano, con la quinta edizione della manifestazione Raccogli, Conosci e Degusta, che coinvolge il Borgo di San Pio delle Camere e i luoghi di produzione dell'oro rosso d'Abruzzo, alla scoperta delle bellezze e delle tradizioni locali. Questa manifestazione è nata per far conoscere il nostro territorio attraverso una delle eccellenze dell'Aquilano, dell'Aquila, perché comunque è definito Zafferano dell'Aquila DOP. E dico che a distanza di 5 anni i risultati cominciano a vedersi, nel senso che il fine settimana scorso, comunque i nostri territori sono stati invasi letteralmente da turisti che sono venuti a curiosare, comunque a conoscere la nostra attività, a vedere fiori, raccogliere, comunque hanno partecipato alle varie lavorazioni. L'edizione 2018, prevista per il 27 e 28 ottobre, si aprirà sabato con il secondo campionato di raccolta dello Zafferano, una sfida a tempo tra i produttori ed il campione del 2017 sull'arte di cogliere i crochi. Velocità e precisione saranno gli elementi determinanti per stabilire il miglior raccoglitore del 2018. Per la vigilia della festa, il 27 ottobre, tornano i ristoranti delle vie dello Zafferano a proporre un menù degustazione completo, dall'antipasto al dolce, sul tema dell'oro rosso d'Abruzzo. Domenica 28 ottobre comincerà alle 7 sui campi di Zafferano con la raccolta guidata. Le aziende agricole di coltivatori locali accoglieranno i visitatori che vorranno condividere, tra la rugiada, la magia che si ripete da secoli nelle campagne dell'Aquilano. Un appuntamento per tutti al campo sportivo di San Pio delle Camere. Alle 10 comincerà la manifestazione nel centro storico del Borgo di San Pio delle Camere. Dopo il saluto del sindaco Pio Feneziani, una speciale colazione sarà offerta dallo chef stellato William Zonfa, che preparerà un cappuccino liquirizio e zafferano. E per tutta la giornata mostra mercato dei prodotti locali e poi ancora mostre sullo zafferano. Torna immancabile anche la manifestazione del gelato nel borgo a partire dalle ore 11 in Piazza del Redentore. Il percorso degustazione sarà aperto alle 12 e quest'anno avrà a sovrintenderlo un altro chef stellato d'eccezione, Arcangelo Tinari. L'Associazione Culturale Borghi di Fagnano, la Proloco di Navelli e la Proloco di Prata d'Ansidonia sono le associazioni che renderanno possibile la realizzazione del percorso degustazione, ognuna con i propri prodotti tipici. Alle ore 15 si svolgerà la manifestazione Santi Libri Gourmet, a cui parteciperà un ospite d'eccezione, Andy Luotto, artista poliedrico, oggi esperto cuoco, che presenterà il suo libro, Padella Story, le vie cucine. Padella Story, il libro che è uscito da poco, editore Reverdito, scritto dal sottoscritto. Si dice così, scritto dal sottoscritto, sottoscrittore, e il fratello Steven Luotto e Yuri Nicolai, fotografo eccelso, come vedrete dalle fotografie che sono eccezionali. Di che tratta? Sono contento che mi fai questa domanda. Sono 20 storie di vita vissuta dal mio arrivo in Italia, perché per chi non lo sa, non sono, però io sono italiano per scelta, che ne vado fiero. L'Italia mi ha dato moltissimo, tra il moltissimo, forse il tutto, il cibo, che il cibo ci aiuta a vivere meglio, non soltanto se lo ingeriamo bene, sano, seguendo la stagione, ma ti aiuta anche a pensare e a vivere bene. Madonna, che cosa intelligente che ho detto. Comprate questo libro perché vi farete qualche risata, c'è cibo per pensiero e cibo anche per tutto il tratto intestinale e soprattutto il palato. La manifestazione sarà animata dal Mazzamorello Folche, insieme agli abitanti del bosco. Da una cantina del paese, infatti, la loro tana, faranno simpatiche incursioni tra la gente per ricordare a tutti il bosco dei Mazzamorelli, la manifestazione che si svolge in estate nel bosco incantato di San Pio delle Camere.